Proprio ieri tiravamo in causa uno scafo orribile, o meglio relitto, ormeggiato nei pressi del ponte della Pescheria in Riva Vena, facendo notare quanto la sua presenza deturpi la riva, la quale in questi ultimi anni è rifiorita grazie a imprenditori che tanto si stanno dando da fare per la sua rivalorizzazione. Abbiamo fatto un giro in riva, a partire da nord, Ponte di Vigo, per finire a sud, al Ponte della Cuccagna, e di scafi orribili non ne abbiamo visto solo uno, alcuni da scottare che da tempo stanno imbarcando acqua, poi ci sono quelli sul cui scafo crescono piante o quelli che sotto hanno tanta vegetazione che costituiscono un nuovo substrato proprio per la vegetazione acquea. La competenza di Canalvena e di SST e ci è stato riferito che il nuovo amministratore Vincenzo Viapiano sta già monitorando la situazione per provvedere. Da attenzionare non sono solo le concessioni andate in scadenza, ma anche il decoro della riva, che non può permettere che ci siano battelli, indice di degrado, ormeggiati un po' ovunque, col rischio di trovarceli affondati da un giorno per l'altro. L'agenzia Venice Water Link, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Dunque, ieri, spero che questo video non la veda un'amica che ci ha chiamato ieri dicendo: ma come, il comune non ha ancora fatto le disinfestazioni per zanzare, siamo pieni di zanzare, comune qui, comune là. Allora, vi ho spiegato che sarà non so quante volte che abbiamo con servizi e spiegazioni, addirittura con gli articoli di legge, non è più possibile fare le disinfestazioni che ricordavamo una volta con lo spray, le amministrazioni non le possono fare se non in casi molto circoscritti, perché queste disinfestazioni, oltre ad ammazzare, pur usando dei prodotti quanto più compatibili, oltre ad ammazzare le zanzare, ammazzano anche gli insetti utili, quali le api, le coccinelle e tutta una serie di altre cose. Quindi praticamente vengono usate in maniera molto limitata in alcune situazioni in cui veramente c'è proprio una regola, una norma che, a seconda di quante zanzare si appoggiano in un determinato tempo ad una persona, e allora possono in certe situazioni in maniera limitata fare. Il rumore che sentite è la zanzariera, perché siccome abbiamo, oltre ad avere i moscerini, abbiamo le zanzare, questa qua è accesa in modo tale che quindi ognuno di noi può provvedere a casa a limitare l'entrata delle zanzare. Giorni fa ho pubblicato che ho comprato una zanzariera per la porta dei cinesi a 9 euro, neanche 10 euro, è quella che vedete alle mie spalle, e con quella di gran lunga entrano meno zanzare. E se, come questa signora, questa amica, spero che non vedo il video perché sicuramente si arrabbierà, gira col cane, si prende lo spray e si dà lo spray sulle caviglie, sulle braccia, e sicuramente riduce. Comunque l'amministrazione comunale, l'abbiamo pubblicato anche questo, ha fatto un'importante opera di disinfestazione per quanto riguarda le caditoie e i fossi con proprio le pastiglie antilarvali, le caditoie, scusate, non i fossi, le pastiglie, le caditoie. Sono state disinfestate 10.000 tombini nel territorio comunale. C'è anche la verifica proprio per vedere se ci sono ancora le larve di zanzare. Quindi è un lavoro che va fatto da parte di tutti i cittadini. Tra l'altro c'era il gazebo della Scorpio, la società che ha preso quest'anno l'appalto per la disinfestazione, c'era anche al mercato del giovedì, e si potevano ritirare per i privati, non perché è un condominio con 40 appartamenti perché se lo va a comprare, ma per i privati va a prendere, se lo poteva prendere, le pastiglie, che sono queste qui tra l'altro, e le può mettere nei tombini in pratica. Questo è quanto, e quindi vi invitiamo, a ognuno di noi, a fare la propria parte per la lotta alle zanzare.
Ieri mattina, nell'ambito della Marciliana, si è tenuto un bellissimo e coinvolgente momento a cui in tantissimi hanno assistito. Più di 100 bambini della scuola primaria Bruno Caccin, accompagnati dalle loro insegnanti e dalla dirigente, professoressa Lia Bonapersona, si sono ritrovati in costume medievale alla loggia dei Bandi. Lì sono stati accolti dalle contrade di San Giacomo e San Martino e dai tamburini, e qui si sono esibiti chi nei canti, chi in giochi antichi, chi nei balli medievali, chi in alcuni antichi mestieri. Un'esperienza che si spera rimanga nei loro cuori. Si è trattato dell'epilogo di un percorso durato tutto l'anno scolastico, in cui sono stati affiancati da tutti i componenti del Palio della Marciliana che li hanno aiutati a immergersi nel clima. L'entusiasmo e la partecipazione sono stati unici. Erano presenti, oltre alla dirigente, professoressa Lia Bonapersona, anche il presidente del Palio, Sandro Nordio, e il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. I bimbi hanno vissuto alcuni importanti momenti, suonando e cantando dal palco offerto, dalla loggia dei Bandi, recitando nelle scenette in dialetto, lavorando nelle ambientazioni offerte dalle varie contrade, infine ballando il saltarello lungo il corso. Un pubblico ammirato ha assistito alla loro esibizione, gratificandoli con i giusti applausi. Un grazie ai genitori e a tutti, proprio tutti coloro che hanno contribuito a far vivere ai bimbi della scuola Caccin l'esperienza di essere figuranti per un giorno. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Il ristorante Gran Sostanco ha ospitato martedì 13 giugno un convegno organizzato dal Panatron Club focalizzato sulla realizzazione di nuovi impianti sportivi a Chioggia. Tra i presenti il sindaco Mauro Armelao, il vice sindaco assessore allo sport Daniele Tiozzo Brasiola, il dottor Giuseppe Zambon, presidente del Panathon Club di Venezia, e il signor Penzo Luciano Morgan, presidente della Lega Navale Italiana sezione di Chioggia. La presidente del Panathon Club ha dato inizio alla serata, passando poi la parola all'assessore allo sport Daniele Tiozzo, il quale ha fatto il punto sulla situazione attuale degli impianti sportivi nella città, descrivendo le intenzioni dell'amministrazione per la realizzazione di nuovi impianti che vengono ritenuti necessari per Chioggia. Successivamente il sindaco Mauro Armelao ha ribadito l'importanza di completare la cittadella dello sport e di farlo nel Parco degli Orti, confermando che lo studio di progettazione è già stato affidato a professionisti specializzati e sottolineando che una città come Chioggia merita impianti sportivi adeguati e che le famiglie non dovrebbero essere costrette a portare i propri figli altrove per poter praticare sport. In risposta alle richieste del Panathon Club, l'amministrazione comunale si è impegnata quindi a fare tutto il necessario per dotare la città degli impianti sportivi mancanti, tra cui una pista di atletica, un palazzetto dello sport, campi di padel e piscine. La presidente del Panathon Club ha confermato il sostegno del club in ogni fase delle attività proposte dall'amministrazione comunale per questo scopo. Il presidente Zambon del Panathon Club ha elogiato gli interventi dei rappresentanti amministrativi, auspicando che vengano realizzati al più presto nell'interesse della città. Successivamente il presidente della Lega Navale di Chioggia ha commentato la prima edizione della regata chioggiolana e ha annunciato che diventerà una manifestazione permanente sostenuta anche dal Panathon Club. La serata si è conclusa con l'entusiasmo per i progetti futuri che mirano a migliorare le infrastrutture sportive di Chioggia e promuovere eventi sportivi di rilievo nella città. Azzurra, in una struttura cavernosa delle dimensioni del Pentagono, annidati in una valle degli Appalachi, migliaia e migliaia di buchi vuoti fiancheggiano il nudo pavimento di cemento. Solo 16 ospitano le esili centrifughe alte 30 piedi che arricchiscono l'uranio, convertendolo nell'ingrediente chiave che
che alimenta le centrali nucleari e per ora sono dormienti. Comincia così l'articolo di questi giorni del New York Times, che evidenzia che dopo quasi 2 anni di guerra la dipendenza dalla globalizzazione dell'energia russa è molto lontana dall'essere risolta. Mentre infatti l'Europa importava gas e petrolio a basso costo, la transizione ecologica americana passava dal potenziamento della produzione di energia nucleare, che dipendeva però dalla società statale russa Rosatom per la fornitura del combustibile nucleare, l'uranio arricchito, necessario per caricare i reattori. Anche altri paesi importano dalla Rosatom, che è diventata il maggior produttore mondiale dopo la fine della guerra fredda, l'uranio arricchito, e in questo modo la stessa società ha potuto ridurre i costi di produzione, che erano già bassi, perché il suo processo di arricchimento, con le centrifughe, era già più efficiente di quello di fusione americano. Facciamo un passo indietro. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i russi si misero in gran segreto ad inseguire gli Stati Uniti per avere la bomba atomica. Forti delle tecnologie e degli scienziati tedeschi portati via dalle ceneri del Terzo Reich, misero a punto un processo più efficiente e meno costoso per arricchire l'uranio naturale. L'uranio infatti si trova in natura in 2 isotopi, una miscela. Il più abbondante, l'uranio 238, il 99,3%, è quello che non serve per la produzione di energia e per le bombe. Il più instabile, l'uranio 235, è quello più pregiato, ma ha una concentrazione di solo lo 0,7%. Separarle è un'impresa difficilissima perché chimicamente sono uguali, differiscono solo per il numero di neutroni presenti che rendono l'uranio 238 più pesante. Rinunciare alla tecnologia che impiega uranio 235 non è facile, anche se la fusione e il reattore a neutroni veloci dovrebbero affrancarci forse prima di quello che speriamo tutti. Bezos e Gates ed altri ancora sono tra quelli in prima linea e proprio Gates con la sua società Terra Power ha messo il dito nella piaga della dipendenza dalla Rosatom russa per le forniture di uranio 235. Nel frattempo finiamo con una notizia più leggera. I 2 mega yacht di Bezos sono stati avvistati ieri nel Golfo del Tiguglio. Speriamo sia venuto anche lui per investire in Italia nel progetto nucleare pulito dell'Ansaldo. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Allo studio G1 in Calle San Giacomo a Chioggia espone fino a fine mese Nicoletta Belli. Il suo percorso artistico la fa convergere verso una sinergia tra arte figurativa ed espressione geometrica dello spazio. Attraverso il ritratto le piace raccontare l'unicità dell'individuo e al colore affida la parte emozionale, abbinando la purezza della geometria ai cromatismi cangianti. Potete ammirare le sue opere fino al 30 giugno al G1 dalle 17 alle 22.